dopo la scommessa nuova. Questa serata forse vuole essere, l'ambizione di essere un po' un momento di partenza, un momento di avvio, un'occasione di partenza. Cominciamo a sognare, a pensare in grande. Forse su questo territorio per la prima volta dopo tanti anni c'è un progetto che può far sognare, che può far pensare in grande. Quindi è questa la cosa vera per la quale bisogna salutare questa occasione con un applauso. Grazie. Grazie Presidente, quindi iniziamo questo incontro per cedere la linea al nostro amico. Buonasera a tutti, mi pare... Pronto, ci siete, sì. Hanno già fatto tutto loro, sedetevi un attimo, io invito sul palco anche Corrado Fabiani, dice... Cambio di microfono, va meglio? Invito sul palco anche Corrado Fabiani, eccolo che arriva, e vi prometto, pronto? Sì, sì, va. Ci siete? Sì, funziona, va. Cerco di rubarvi, vi promettiamo di rubarvi pochissimo tempo, anche perché subito dopo ci sarà uno spettacolo, a seguire poi gli sbandieratori e ancora dopo un altro spettacolo di danza acrobatica col fuoco. Intanto noi abbiamo voluto fortemente che questa fosse una festa, l'abbiamo chiamata così, proprio la festa della valle, una festa per la valle, per tutta la valle. Non è solo la festa di Brugnato, ma è la festa di tutta la Val di Vara. Come tutte le feste si fanno innanzitutto chiamando gli amici, chiamando le persone che si conoscono, dicendo a tutti di chiamare amici e persone che conoscono. Il fatto che voi siate qua così numerosi non può che riempirci di orgoglio, ci fa piacere, è un benvenuto che noi vi diamo e che voi date a noi ed è il miglior messaggio per noi per dire continuate così, rifacciamo anche il prossimo anno un'altra festa come questa. Per in qualche modo iniziare una festa della valle abbiamo voluto qua con noi Angelo Berlangeri, assessore al turismo della Regione Liguria, Marino Chiasella, presidente della provincia della Spezia, ovviamente Corrado Fabiani come padrone di casa, per presentare un progetto che ben si sposa con l'iniziativa, che è la Val di Vara. Io prima di passare la parola a loro vi leggo soltanto due righe che sono uscite come presentazione dell'Osservatorio Nazionale del Turismo. L'Osservatorio Nazionale del Turismo pubblica tutti gli anni un documento, una relazione su quello che è l'andamento del turismo e dice ospitalità, enogastronomia e animazione locale, questi sono i fattori dell'offerta turistica nazionale che i turisti reputano fondamentali per la riuscita di una vacanza. Se vi guardate intorno, quello che abbiamo cercato di fare in questa festa è proprio questo, mettere insieme ospitalità, enogastronomia e animazione locale, soprattutto locale. Il giudizio attribuito alla vacanza dice che va soprattutto alla valorizzazione della cultura del territorio, cortesia, ospitalità, l'offerta enogastronomica, l'intrattenimento locale, sono questi gli elementi che incidono di più sulla soddisfazione della vacanza e il progetto è la Val di Vara va proprio in questa direzione. Io passerei la parola a Corrado Fabiani per un saluto. Pronto, benissimo. Grazie a tutti e grazie soprattutto all'assessore regionale Berlangeri, al presidente della provincia che questa sera ci onorano della sua presenza per questa festa della valle. Credo che chi mi ha preceduto abbia già colto il senso per cui questa sera siamo stati invitati a questa grandiosa iniziativa, ecco, quindi questa non è la festa di Brugnato ma è la festa della valle, una valle che in questi anni, come ci ricordava appunto il presidente della provincia, si vuole contraddistinguere, vuole emergere appunto da un contesto e da un tessuto sia sociale che economico.
credo che in questi giorni, insomma, vogliamo gettare le basi appunto su questo progetto, che non è un progetto astratto, è un progetto che verrà realizzato al più presto. Tutti quanti siamo fiduciosi dell'inizio di questa cosa che in qualche modo cambierà e trasformerà il nostro territorio in senso positivo. Il Presidente ha fatto un accenno così alla religiosità del nostro paese, quasi quasi portandomi via, diciamo così, anche quello che mi compete, perché lo sa che anch'io in qualche modo sono un profondo conoscitore della storia locale, ecco. Però il Presidente, non lavorando in curia come me, non sa che oggi se noi praticanti andiamo alla messa, il Vangelo di oggi ci ricorda un particolare molto importante, lo voglio ricordare a tutti quanti. È il particolare del grano e della zizzania. Ecco, credo che questa sia la cosa che in qualche modo ci deve portare avanti a sfidare qualsiasi ostacolo che si presenterà d'ora in poi. Ecco, senz'altro il trionfo sarà sempre il grano. La zizzania ormai si può dire che l'abbiamo quasi distrutta e combattuta. Ecco, quindi vogliamo continuare, andare avanti, senz'altro con questa filosofia. Senz'altro se siamo uniti tutti insieme, tutte le istituzioni, regione, provincia, comune e tutti quanti, senz'altro riusciremo ad arrivare in fondo a quello che senz'altro stanno desiderando tutti quanti. Grazie. Grazie, io darei la parola ora a Marino Chiasella perché ci presenti appunto I Love Valdivara, se è possibile. No. Io credo che negli ultimi anni si sia fatto un lavoro che per qualcuno, per chi è distratto, si percepiva poco, per qualcuno poteva apparire un lavoro silenzioso. Ma un lavoro che è durato qualche anno di valorizzazione del territorio, di ricerca del prodotto di qualità, della specificità. Abbiamo provato a coinvolgere delle piccole comunità per fargli capire che dentro la ricerca di un prodotto che fosse solo loro, che fosse autenticamente loro, era possibile costruire un'occasione di riscatto per quelle piccole comunità. Abbiamo fatto questa scommessa con la comunità di Pignone. Dentro la valorizzazione di un prodotto, di questa patata di Pignone, che è diventata infinitamente più costosa di quanto, e quindi vuol dire infinitamente più redditizia, a parità di lavoro, a parità di fatica compiuta dai contadini che la coltivavano, hanno capito che dietro questa cosa che ha dato talmente dignità di riscatto, nella quale si è identificata una comunità locale, sono riusciti a costruire il riscatto di un comune intero. Pignone è oggi un comune che ha una storia, una tradizione, una voglia di fare, ed è un comune che quando fa la rappresentazione di sé, che decide di essere borgo in testa, viene visitato da decine di migliaia di visitatori, di spesine non solo. Dentro questa cosa, quindi questo percorso di coerenza che dice non dobbiamo abbandonare questo fatto, in un mondo che è globale bisogna giocare la sfida mettendo sul piatto della globalità, dentro quelle regole che sono del mondo globale, quindi utilizzando la rete, l'informazione, la velocità del pensiero e delle azioni, bisogna mettere la particolarità, non il prodotto globale, ma il prodotto particolare locale. Questa è la sfida che deve compiere, che può vincere la Valdivara, di una terra che è piccola e che è particolare, come tutte le terre che sono piccole e particolari, ce ne sono tante in Italia. È possibile farcela se mettiamo in campo questa cosa. Per poterci riuscire è necessario aggiungere il sentimento, per questo c'è questo slogan, questo fatto forte, I Love Valdivara vuol dire questo, vuol dire che è una comunità che si rappresenta, che si vende perché soprattutto si ama, perché decide di essere luogo di amore all'interno della propria comunità e della comunità, delle persone che l'abitano, verso i propri prodotti e la propria storia, le proprie bellezze, le proprie particolarità. Se si vive con sentimento questa dimensione, diventa quasi naturale, quasi conseguenza normale,
lavorare per valorizzare ciò che stiamo valorizzando, provando a comprendere che in un mondo che fa fatica a rispondere ai bisogni di tutte le persone, di tutte le povertà, non può farcela, continuando a percorrere questo destino che sembra segnato da tutte le parti. C'è una cultura che tende a metropolizzare tutte le nazioni, tutte le città, tutti i territori. Si vive tutti in tanti milioni in pochi centri. In Italia non ci sono metropoli, ma c'è sempre questa tendenza ad andare a abitare i centri. Purtroppo noi bisogna fare in modo, amando la Val di Vara vuol dire non abbandonarla, non spopolarla. La premialità deve essere inversa, dare qualcosa di più a tutti coloro che decidono di vivere più lontano dai centri, che decidono di essere sentinelle, che vigilano e preservano le parti più lontane, le parti più integre, le parti più belle da osservare, quelle nel quale il rapporto con la natura è più incontaminato e più certo. Questa è la scommessa che bisogna fare, il luogo di prossimità di questa scommessa, il luogo nel quale comunque ci si confronta, ci si rapporta col mondo, quello che può tornare ad essere il mercato di tutto questo sistema fatto da tante centinaia di chilometri quadrati, che la Val di Vara può essere Brugnato, se davvero mette a sistema non solo la comodità di essere la porta autostradale, perché naturalmente è il casello autostradale la Val di Vara, quindi quando ti offri al mondo che sta fuori di noi lo fai attraverso le porte di accesso, insomma, come la città lo fa sul porto, la Val di Vara lo può fare attraverso il casello di Brugnato, e Brugnato deve crescere in consapevolezza e dimensione. Questa scommessa imprenditoriale che si prova a giocare qua fa sistema con questo progetto di sviluppo della valle, non si sovrappone, prova a integrarsi dentro questo disegno che è partito da qualche anno, un'occasione in più che deve essere colta, quindi diventa un patto ambizioso dentro un'ambizione che c'era già, e quindi credo che il risultato si possa raggiungere. Ci vuole la fatica, la persuasione, la convinzione, ma soprattutto l'orgoglio dei cittadini di questa terra di essere cittadini di questa terra, e per questo lo slogan "I love Val di Vara" vuol dire questo: proviamo ad amarci, ad amare il territorio nel quale viviamo. Grazie Marino, ora la parola per concludere Angelo Berlangeri, assessore niente, passiamo la parola a Angelo Berlangeri, facciamo prima. Prima di tutto è un onore per me essere qui in Val di Vara, e non tanto è un onore avere la presenza dell'assessore in Val di Vara, una cosa assolutamente contraria. I love Val di Vara non è soltanto un marchio, non è soltanto un modo di dire. Allora Val di Vara deve essere un modo di essere, un modo di lavorare tutti quanti insieme. L'entroterra ligure della Val di Vara, che ne è una delle sue parti, per troppo tempo e per molto tempo è stato considerato come un qualche cosa di cui parlare, piuttosto che un qualche cosa su cui lavorare e su cui investire per organizzare una vera offerta turistica. Come si diceva prima, è venuto il momento di smetterla di dire soltanto le cose, è venuto il momento di smetterla di dire soltanto dobbiamo diversificare, dobbiamo integrare la costa con l'entroterra, è venuto il momento di creare veramente un'offerta turistica qui del territorio dell'entroterra ligure, è venuto il momento di creare un'offerta turistica della Val di Vara, è venuto il momento che la Val di Vara sia un modo di vendere la Liguria in Italia e nel mondo. È possibile? Ma certo che è possibile, c'è tutto quello che possiamo fare, abbiamo tutte le potenzialità, abbiamo tutto, la meraviglia di questa piazza, la meraviglia di questo borgo, le cose che state vivendo questa sera sono da sole una motivazione di viaggio. Dobbiamo soltanto non aver paura di stare insieme, dobbiamo soltanto non aver paura di farci conoscere, dobbiamo soltanto non aver paura di andarla a dire in giro, dobbiamo soltanto stare insieme e farlo, e farlo davvero. I comuni lo fanno, la provincia lo fa, la regione vi sta insieme e sicuramente lo faremo, ci vedremo a settembre qua di nuovo per parlare dei nuovi ambiti turistici, e l'ambito turistico più importante di sviluppo sarà senza dubbio nella zona dell'entroterra. Io ho girato in quest'annetto, per farmi un'idea di tutto, più o meno 110-115 comuni della Liguria, i comuni più belli, più vivi, più vitali, laddove c'è maggiormente proprio la voglia di fare, lo spirito dell'essere, sono i comuni dell'entroterra, non sono i comuni della costa. Io vengo dalla costa,
quando ci si aspetterà mai un grandissimo turismo di massa, ci si aspetterà un turismo dei medi e dei piccoli numeri, ma è quello che serve per far vivere questa terra, eh? È quello che serve per andare avanti, è quello che serve per fare la differenza. Altre parti, altre nostre destinazioni concorrenti come la Toscana o l'Umbria, tanto per fare un esempio, l'hanno fatto e noi non dobbiamo fare altro che farlo anche noi, con molta calma, con molta pazienza, ma con molta decisione e con molta determinazione, partendo da un marchio come Alov Val di Vara, ma soprattutto partendo dal convincimento, dalla convinzione. Lavoriamo insieme, uniti, senza aver paura l'uno dell'altro e del vicino, senza temere che uno prevalica rispetto all'altro, e il gruppo è l'insieme che fa la forza, ma non è un modo di dire, eh? È la realtà della tendenza del mercato, o siamo forti insieme o il mercato va dall'altra parte. È per questo che vi dico, viva la Val di Vara, viva Brugnate, viva la Liguria e divertitevi stasera. Grazie, ora lasciamo spazio agli spettacoli e al proseguo della serata. Io a nome di Chopin, con cui noi abbiamo organizzato questa festa, l'abbiamo voluta come Chopin, per dimostrare anche che insieme, che sono anche le parole che dicevano prima sia Marino che Angelo, che insieme le cose si possono fare. Qui abbiamo portato degli espositori che hanno sposato l'idea di una festa da fare appunto insieme, tutti uniti. Abbiamo scommesso su questa iniziativa e su questo evento. Fino a ieri non avevamo la garanzia che così tante persone sarebbero venute, ma questo successo che voi ci state dimostrando con la vostra presenza ci dice anche che questa è la strada da percorrere. E questo di questa festa, guardatevi intorno, guardate quello che succede, guardate lo spirito con cui l'abbiamo organizzata noi di Chopin, vi dimostra il metodo che vogliamo utilizzare d'ora in avanti. Ed è con questo spirito che vi invito a proseguire la serata e essere qui con noi. Io un'unica cosa, ringrazio tutti quelli che hanno lavorato a questo evento, a questa serata, in particolar modo la Proloco di Brugnato che ci ha dato una grossissima mano, oltre ovviamente all'amministrazione che qua rappresentata a Corrado Fabiani e soprattutto tutti gli espositori che sono venuti in un numero così importante, sono più di 40 i banchi che sono presenti nelle varie piazze. Grazie ancora a tutti, vi ricordo che all'interno del cortile del Museo Diocesano ci sono degli animatori per intrattenere i più piccoli, sono già arrivati, sono lì che stanno lavorando da qualche minuto, ci sarà ora, appena sgomberiamo il palco, uno spettacolo Angeli e Demoni, gli sbandieratori subito dopo e alle 20:30 un altro spettacolo col fuoco. Grazie ancora a tutti.